Voglio a tutti dire che benvenuti, sono Matt Mars e siamo qui a FIFA 18 con il nostro mitico Barry e il nostro mitico Rotskner. Allora, avevamo lasciato la nostra squadra con il, per chi non avesse seguito il gameplay precedente, con l'acquisto di Yang Kwang-song, che è un formidabile attaccante che da quando era in Serie B che l'avevo adocchiato, e però costava sui 5 milioni. Vediamo un po', dove sei? Ankwansong. Lo chiameremo An per abbreviazione, per facilitazione, lo chiameremo Solo per bellezza. Solo. Direi che... Allora, importante, 71, 19 anni e già un 71 di overall. Quindi abbiamo pagato 2,5 più Recivicic, che è un giocatore che era in prestito alla scuola, è tornato, era un 70 di overall, però a me non piaceva. Allora, abbiamo una brutta notizia, purtroppo Bessens si è infortunato per 2 mesi, quindi Gomez va al posto suo in CC. Io però non so cosa metterci, non ho niente, quindi in CC ce l'andiamo a comprare. Abbiamo 3 milioni perché il dirigente ci è andati 10. Abbiamo preso un difensore che non vi ho detto, anzi ve lo faccio vedere perché non ve l'avevo detto. Anderson, 71, anche lui giovane, credo che abbia 20-22 anni. E l'abbiamo pagato 2,4 più... anzi solo l'abbiamo pagato 2,5 più il giocatore. Quindi ci restano, In realtà ci dovrebbe restare 5 milioni, però più gli ingaggi dei giocatori ce ne restano. 3, mamma mia, e 87, mamma mia. Quindi ci vuole un ciucci subito, perché siamo veramente senza. Un CC, vediamo, Douglas Lux, 75, 10 milioni, tesse matto, Garcia, troppo, Ciri, 22 anni, 70, 2,5, 3, questo dovrebbe essere buono, 70 di overall, 66, 73, 75, troppo, ma se c'è qualcos'altro, Simic, no, Simic, mica dovrebbe, ma niente, Kaulker, no. Allora, andiamo Shirin a questo punto. 2,5, un CC. Ma sì, dai. Vediamo un po' se con 2,5 gliela famo. 3 milioni mi sembra un po' troppino. Scambio giocatori. Chi ti do? Attaccanti no. E il resto vorrei vendere. Cutrone 6 milioni vale. Mortacci sua 6 milioni. Cioè praticamente ho tra Kozak e Cutrone. Sono praticamente 10.000 quasi. 9.007. Ottimo. Pensavo volesse molto meno il signor Cutrone. Furlan, è che ho visto qualcosa stensivo. Oh, bucellato, la vuoi bucellato? Magari da 1,5 milioni, famo pari. Cire, ma ci serve un giocatore nel ruolo attaccante? Eh no, attaccante non posso perché chi ti do? Niente, 500.000. No, facciamo l'offerta. Offri cartellino, io ti do. Proviamo con 2,4. Poi aumentiamo di 100, tanto non gli andrà bene sicuramente. Vediamo che dice. E la Madosca. Però pure con la clausola di rivendita. No. Io ti offro 2,6, però rimuovi la clausola di rivendita. Perché fai tutte queste clausole di rivendita? L'ho già fatto qua solo, mi ha preso il 3%, che è poco, ma poi quando vale una montagna di soldi sono tanti.
Ok, sei agitato? Due sei senza niente? Oh, buono, va bene, dai. 7-6 guadagno, dai anche pochino. Ok. Benvenuto nel club, te. L'importante, sì, tanto non c'è nessun altro, quindi fai te. 5 anni, vabbè, 5 anni. Ignora, clausola di rescissione, non mi interessa. Assicurami 7. Io ti do 9. 9. E famo 9, famo pari. No, 7, 6, 6. No, ti ho detto 9. Vai, applica 9. 100. Ha preso, magari gli davo anche 80, non era male. E comunque, poi sperando che guadagnando un bel po' di soldini, magari lui poi vada come riserva, avere un 70 di overall come riserva non è male, magari come CC prenderci un 72-73. Sì, mi dispiace, mamma. Allora, speriamo che senza veste la squadra funzioni ugualmente. Allora, scalera, vai. Qui abbiamo il delirio proprio. Abbiamo il niente assoluto. Il delirio nel senso negativo, proprio. Mamma mia. Cioè, non abbiamo manco sostituti. Bella è quella. Petriccione, mi tocca mettere nelle sostituzioni Petriccione, che non ha mai giocato una partita in tutta la Serie B. Cile, speriamo che Cile giochi bene. Martino purtroppo l'abbiamo venduto, mi dispiace perché era un vecchio pilastro del Bari che era con noi fin dall'inizio, ma avendo 30 anni la squadra ormai è giovane. Ora, levando quelli che dovrò vendere, ma sono tutta gente di 18, 20, 22, giù di lì, lui più vecchio che resterà a scuola è il portiere. Mikai, basta. Andiamo a giocare, ragazzi, dai. Perché io poi. Bello di nero, vai, nero e giallo. Ora vedremo. Ora, con la Danzica abbiamo fatto 8-0, ha segnato chiunque, quindi non contava molto come prestazione. Adesso vedremo se il nostro mitico Han Solo Oggi seguiremo la partita della fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. fa quello che Cosa possiamo promette. aspettarci, Stefano? Un grande spettacolo. Ormai questi tornei sono parte integrante del precampionato delle squadre che li affrontano per mettere alla Io ho prova i loro bisogno schemi di di gioco e vincere di più che altro per i allargare una soldi, propria perché mamma base mia, di cosa che contenuti, però ovviamente portare sei un lento come equipaggio sempre più spumeggiante. Una lumaca, ma Vediamo che è? la formazione Meno titolare. male ti vendo, Giocano anche con il rifinitore dietro le punte, con un centrocampista a vertice a te. E basso. poi, Sono intanto ragazzi, due gol una che ti cosa piace, che Stefano? Dalla squadra della dovrò Slovenia fare sta purtroppo è sicuramente vendere Paolino anche analizzando quelle che sono le Moschera. Perché forze in campo oggi. ho bisogno di Dobbiamo mettere fidarci in sesto comunque. almeno più di metà Buon recupero del squadra. pallone, possono Quindi ripartire. qualche rinuncia la dovrò fare. Ora Sono vedremo un molto po' nuovi in perché campo comunque oggi nel anche loro reparto con il Cutrone. centrocampo I suoi sarebbe 6 milioni li sempre vale, meno. Io gli vendessi do le Cutrone speranze più per fare il Kozak, salto di qualità più tutti definitivo, gli altri che la anche se fiducia, non la valgono speranza. niente, Vedremo però come se la insomma, caverà. È stato annunciato come un grande aggiunto. qualcosina Vedremo se sarà all'altezza delle tutti aspettative insieme del signore. fanno. Ha le qualità per fare Vediamo un bene per questa po'. squadra. Io Sono se certo ce che la sia faccio non un'ottima vendere scelta. Fida Moschera su non lo di lui. vendo. Se sono obbligato per fare una squadra decente, perché Punta poi l'area. ragazzi quest'anno siamo in Serie A. Non possiamo andare con gente di overall 65, 68, almeno Difendono l'ampio possesso palla. 70, Prova ad 71, andare. mamma mia, Ricevino. questi pedalano, Palla in eh? out. Corner. 72 bisogna starci perché Occhio altrimenti al corner. io Ha dimostrato i quest'anno suoi limiti nel il mio gioco obiettivo è aereo. non retrocedere Deve averla tutta fondamentalmente, male, però credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria se riesco stranale a e si fare sia una rilanciata squadra un pelino largamente in fondo. competitiva non sarebbe male. Vai Gomez, vai Gomez. Vai Gomez che l'hai saltato. La mette in mezzo con questo pallone. Pallone Non è spazzato messa via bene dalla Benzema male. difesa.
E ci ha messo pure tanto. C'è campo per la ripartenza. Prova col lancio lungo. Possono ripartire dopo il recupero del Ande Anderson. Anderson subito. Boy. Rafael Martigno. Con questa palla punta la porta. Prova a far partire il tiro. Gomez. Il punteggio si sblocca. Stavo cercando Bestien. Dov'è Bestien? Non c'è Bestien, c'è Gomez. Oh Gomez. Oh, mi complimento con te. Io cercavo Bestien, invece l'ho nella testa, ragazzi. E l'ha fatto anche tranquillamente. C'era sottolineare l'errore del portiere. Direi di sì, Pierluigi si è lasciato prendere dalla foga, lasciando incustodita la propria porta. Errore imperdonabile. Ah, e Martino. Mannaggia Martino, t'ho venduto. Mi sa che ho fatto una cavolata. Però a 30 anni, ragazzi. A me Martino mi piace anche come giocatore, ma a 30 anni che faccio? Poi uno poteva anche dire, ok, lo tengo, gli faccio finire la carriera nel Bari e buonanotte, ma non me lo posso permettere. Qui ho bisogno di qualsiasi cosa possa entrare nelle tasche del Bari, purtroppo. E 2 milioni e mezzo per me sono tanti. Poi magari ce l'andremo anche a riprendere un giorno, magari che avremo una disponibilità di soldi tale da farlo. Che magari 2 milioni e mezzo. Oh! No, mannaggia, l'ho vista tardia. Anderson, però Anderson sta giocando bene. Ha già levato un po' di palloni. Guardalo. E Anguansol con Gomez che gliel'ha passata un centimetro dalla porta. Grande Anderson, mitico. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri. Peccato che questo colorito bianco, cioè non dovrebbe essere, è asiatico, non dovrebbe essere bianco così. Il portiere sembra che ci abbia qualcosa di 2 contro 1. È stato lasciato solo per Luigi. Ha dovuto beh, sotto le gambe. Rete, l'assist del compagno, molto là. Guarda che Gomez mi sta stupendo. Sarà mica il nuovo Bestien. Ah, già il terzo, perché ne ha fatti 2 col Danzica, eh? Già il terzo siamo. Cioè, Cutrone che per fare 3 gol ci ha messo mesi, praticamente. Fa un gol al mese, Cutrone, praticamente. Oh! Fuori gioco davvero da chi? Bravo l'assistente in questo caso, non era comunque un'occasione da rete. No, ma che, sai... L'abbiamo lì? Ah, mannaggia. Ma sarà che Anzolo e Gomez hanno trovato l'intesa perfetta? E però il bestie. Però ottimo. Anche Sessego, giovanissimo. Tutto il tempo per crescere. E la sua porca figura sta già facendo comunque. Idea ottima CS, bravo. Vedete che anche CS non c'è sempre, eh. Oh, vai. No, stavolta sbagliato. L'ho visto indeciso il ragazzo. Si avvicina all'area. Va bene ragazzi, 2-0, possiamo anche permetterci di avere qualche incertezza a questo giro. No problem. Oh Gomez, complimenti. Intervallo che servirà sicuramente ai due allenatori per fare il punto. Ti sei guadagnato. Ero incerto anche Gomez se venderlo o non venderlo. A parte che vabbè è giovane, avrei fatto una cavolata. Però sai, ti sei guadagnato inizia la ripresa di questo match, un posto tra i sostituti, Europea. Ovviamente. Uno spettacolo, però un posto sicuro tra i sostituti. Che è successo?
ha provato con potenza dalla distanza, l'idea non era neanche male. Ecco, adesso entrano le noti dolenti, Furlan accompagna la palla fuori con lo sguardo. Toppe, non li posso stravolgere i giocatori che poi si infortunano come bestie. Comunque meglio si infortuni ora che in Serie A. Recuperano palla. No, Manson, che fai? Non c'era nessuno. Si proietta nel futuro. Standard radio mercato, il giocatore sarebbe seguito. Vai Kozak, vai Kozak, vai! Sarebbe oddio! Opportunità! No! Ma chi è sto Furlan? Salva! Palla fuori, sarà corner. Se dobbiamo vincere per questo, avevamo perso. È fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Occhio al pallone in mezzo. Ma perché tira questo Furlan? Palla che esce. Ma poi Furlan non è attaccante. Hutton. Ma è un esterno, se non mi sbaglio. Era un giocatore in prestito. Mamma mia, questa è brutta, questa è brutta. Questa è brutta, no, no, no. Meno male ha tirato un tiraccio. Oh, oh, aio, oh. Vai mosche, vai mosche. Che se ce la faccio a non venderti, ma non ti vendo neanche. Fallo, fallissimo. Ragazzi, intanto è scivolato mentre ero per aria. Yuri. Comunque ragazzi, stanno giocando veramente. Occhio, cerca l'area di rigore. Oh, 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 oh. No, mosche, dai. Bellissimo passaggio. Ecco il tiro. Gol annullato. Ma ce la fa. Non ce la fa. Vai, bussellato. E ha proseguito l'azione. Io speriamo di arrivare in Serie A con questi, non ci siano più, eh. A rimettersi in corsa in questa gara. Cirien, vabbè, Cirien non mi sento, cioè non è che l'ho visto in realtà tantissimo, però finché la partita va così va bene. Al limite lo mettiamo come sostituzione. C'è spazio per andare. Grande Busse. Bravo Busse comunque. Meno ci prova, poverino. Oh, oh, andiamo su. Bravo, Martino. Ragazzi. Cosa? Corri, 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 corri. Ma dai, ma se ne andiamo. Ma che cazzo? Ma come fai a non far gol? Come fai a non far gol? Devono assolutamente riorganizzarsi. Hanno bisogno di energie anche psicologiche. Bisogno di attaccanti nuovi io. Come fai a sbagliare a fare del genere? E anche se lo fai apposta. No, è bravo. La delusione sul volto. Sul volto. Scalera, vieni Scalera, sei buona qua. Sul volta. No, 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 non le fate queste cose però, eh. Costretto ad abbassarsi per avere un pallone giocabile. Eh sì, però esageriamo, non siete co. Ancora 600 secondi alla fine. C'è campo per la ripartenza. Perché Furlan è sempre dai piedi? Bello, mi è piaciuto questo. Vai Martino, corri Martino. Martino è cotto. Bravo qui il difensore. Bel, bel. Si inserisce bene e recupera. Rafael Martino. Furlan, sempre tra i piedi Furlan. Vai via. Vai Hanson, 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 Hanson. E l'ha messa. E due partite, 4 gol. Anzanzanzanzan. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo. Martina, vai, riposati. Riposo del guerriero.
4 gol, 2 partite, ragazzi. Esce dal campo tra poi in Serie A magari ne fa neanche una, però prova impeccabile la sua. C'è la Cotrone, ha fatto in Serie A, infatti. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Se il buongiorno si vede al mattino, siamo arrivati quasi a sera. Ci saranno 3 minuti di recupero. Oh, bravo, vai, vai. Vai, 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 vai. È tutto solo. E 3. E 3. Ragazzi, lasciano andare, questo non mi sbaglio. Sta lasciando e tira. Tre gol, si porterà a casa. Non è Cutrone che, eccolo, l'avevamo chiamato Cutrone. Ha sentito che lo chiamavo e venuto. Possiamo apprezzare meglio il gol. Non è Cutrone che piglia un palo anche a porta vuota, come è successo. E è successo. Vai, vai, vai Cutrone, vai. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Insomma, sto Coppa Internazionale russa, una pacchia. Arbitro che dice che può bastare, finisce qui. Prestazione di altissimo livello. Non solo quest'oggi. Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria 3 tiri, 3 gol, ragazzi. A casa il pallone della ma partita, Pierre. Te ne compra anche un altro se un tu lo vuoi. Davvero a senso unico quello di oggi, Stefano. Sì. Effettivamente la vittoria non è mai stata in dubbio, Pierluigi. Mantengono bon, un ottimo possesso palla. Prova a andare. Dice Dino. Andiamo ragazzi, facciamoci anche questa, vai. Andiamo con questi, dovrebbero essere sicuramente più forti. Poi ci confondiamo. Va. Vediamo. Comunque la preparazione si dovrebbe della fare, nuova stagione ragazzi. Prosegue mentre Spagna, questa è Spagna gara della fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Finora è stato un torneo davvero molto quindi, interessante. Danzi che quell'altro erano russi, polacchi, russi. Questa è Spagna. Spagna mi sa che non è facile batterla. L'arbitro dà il via a questo terzo match della fase a gironi. Sfida che dovrebbe darci. Comunque non è velocissimo al solo, chi può puntare alla qualificazione e chi invece. Vai Gomez, dovrà... vai Gomez. Tornassene a casa. Vediamo la formazione. No, no, per come l'hai stoppata? No, non mi tradire così. Tete. Tete. Palle dei due attaccanti potrebbe essere un pallone interessante. Fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Potevano indirizzare fuori gioco, ma ampiamente. Avessero sfruttato meglio questa occasione. Probabilmente l'attaccante era ancora freddo. Tutta la partita per rifarsi, però che occasione. Non deve lasciarsi condizionare ora da questo errore. Oh, troppi, troppi. Corri, corri. Può portarsi in vantaggio. Ma è come, sei un mostro. Dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Ma è un mostro Gomez. Che ritmo è questo gol potrebbe. È andato sparato veloce come un missile. Si è liberato bene al tiro, ha beffato il proprio marcatore, come possiamo vedere benissimo da questo replay. Ha potuto colpire a botta sicura e non ha lasciato scampo al portiere. Mamma mia. E chi lo sapeva che Gomez era una roba del genere? Ma non ha mai fatto niente in B. Manco mezzo gol. Ma che è entrato un solo. Diventato pazzo. Ma saranno. No, con nazionali no, per con asiatico. Questo sarà africano, roba del genere. E non lo so come mai. Oh, in B, ragazzi, non ha fatto mezzo gol. E adesso noi. Si sta giocando in questa maniera. E comunque anche se c'era Bestin entrava come al secondo tempo entrava. C'è la prateria. Guardalo ancora. Occhio alla botta. No! Pallone che trova il palo. Non ci credo, non ci credo. Che sfiga. È ancora lì. Mamma mia. Spazza via. Che rischio. Cazzi, ma se giocano così. Il Bari, io non so il livello di questa squadra perché non la conosco, ma
A meno che non siano schiappe. Ha spazio per andare. Non lo so. C'è il movimento. A meno che non siano delle schiappe abnormi, dovrebbero. Cioè, queste azioni qui non l'ho mai vista in B. Contrasto eccezionale. Poi ha montato in testa. Io grande Tonucci. Guarda casino, ma la spazziamo e via. Su, ripartire. Tre ore che siete lì. Partono in contropiede. Non dormiamo. Vai, Kozak, lento. Lento, sei lento. E mo che la passi. Attenzione, pericolo. Dai. Occasione. Prodigioso il portiere sul tiro ravvicinato. Chi è che l'ha tirato? Non ho neanche visto chi è. Una frazione di secondo. Ragazzi, siamo 1-0, non è che siamo al sicuro, Non si provo per niente. Bello come l'hanno chiuso fra tutte e due. Uno gli ha dato noi e l'altro l'ha chiuso. Belle ste cose. Sta avanzando. Attenzione, pericolo. Cosa che, ma perché ci sei ancora, io mi domando. Può avanzare. Ma e prendi l'autobus per fermarlo? Prova la conclusione senza trovare lo specchio. Abbastanza inevitabile, evitare il tiro anche se la palla era sul piede. 38esimo, io un altro colletto lo vorrei fare. Ce ne siamo già mangiati due, ragazzi, Ecco, fosse un cincino più veloce. Bello! No! Tiro respinto! C'è stata la deviazione provvidenziale. Se non è. Cross verso il centro dell'area. Oddio, perché questa cosa? Questo colpo di testa. Vai, scalera, buono. Semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Infortunio? Ah no, non per me. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Una volta tanto. No, porca. Prova a far partire il tiro. Grande Mikhail. Il primo tiro. Senza problemi qui il portiere. Vai Tonucci, fate una corsettina, vai. Finita. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45. Questa è già giocata peggio, ragazzi, Abbiamo mangiato due gol veramente in una maniera bruttissima. E ora siamo anche cotti. Dai, Gomez ha fatto un gol spettacolare con una rincorsa indemoniata proprio. Si aspetta molto dai loro beniamini. Puntuale qui il difensore nel recupero. Vai Tonu, vai Tonu. Ah, come so che sta un po' defilato sto giro, È ora che tu faccia un gollettino. È tutto solo. Eccolo, l'ho chiamato, l'ha fatto. Rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Questa con una squadra seria non passa. I tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Ok. Va bene, dai. Era più facile segnare che sbagliare da lì. Sì, l'avresti fatto facilmente anche tu, Pierre. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. No, non ci facciamo fregare, Vai Martino, Martino, mannaggia, zitto, ho venduto. Che cavolata. No, Gomez era geniale come pensato. Vai Martino, Martino, sei un grande, mannaggia. Mannaggia a te, mannaggia. Perché mi stai giocando bene? Non mi fai pentire. Guarda, invece di giocare a flick e flock, dai. Passate sto pallone. Avanti. Ci sono metri a disposizione. Non è solo. Ragazzi, che famo? Ha spazio per andare.
La levamo al pallone. Gli levamo. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Chi busse, vieni busse. Cambio obbligatorio dettato dall'infortunio. Questa Cirien non mi sta piacendo a me, Cirien. No, non è promettente, in campo non si vede. Noi ho visto rubargli un pallone. Boh. E se va così lo vendo, Buono l'anticipo del difensore. Finché c'è il calcio mercato, vendo tutto il vendibile. Quello che, e soprattutto vendo quello che non funziona bene. Fuori misura questo. Vai, Perriccione. Sostituzione a posto. In vista, Pier. Mamma mia. Ce la faremo avere una squadra fatta bene, delle sostituzioni fatte bene. Buona triangolazione. Sì, peccato non volevo farla. Occhio, cerca l'area di rigore. Opportunità. Non ci credo. Kozak. Non ci credo. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Comunque Kozak è anche sfigato oltretutto. Oltre che avere le sue problematiche. Altro tentativo. Oh! Che stavolta il portiere ha risposto bene. Sta giocando benissimo. Furlan, vai. Poi esterno sinistro. In COC niente. Traumage. Infatti c'è che Petriccione tira, siamo a posto. Palla verso il centro dell'area. Buonanotte. La meglio allontana il pallone. Ecco, qui praticamente adesso con le sostituzioni la squadra è peggiorata. L'avere una media di 7.0 di overall, 7.0. L'avere 70 di overall, a 71 adesso. Ah, aspetta, ora mettiamo Cutrone adesso con Cutrone. Con Cutrone siamo arrivati. Era fra i giocatori più interessanti da seguire, direi che con Cutrone siamo arrivati, anche se ha più di overall, ma il suo overall conta come due di picche. Vai Cutrone, ah no, Furlan. Se fosse Cutrone. Vai! Sì, ma guardalo Cutrone! Ma fai schifo! Che lato va a dare? Se è andato a dar bacino al portiere, se è andato. Dai, un bel pallonetto, serio! No, ma è... Cosa? Questo. Chi è? Ormai è l'83esimo, che vuoi fare? Cosa che è andato a dare un bacino al portiere? No, cosa che Cutrone, andato a dare un bacino al portiere. Che ci fa gol. Cerca la rete! Cerca la rete? Ma la rete qua è la palla a volo per la cercare. Mai Anderson. Ancora 4 minuti da giocare. Ma è vinto, ragazzi, dai. Maragna metri. Sta avanzando. Mamma mia, ci affidiamo a Petriccione qua. Palla, prova a far partire il tiro. E Cutrone mi sbugiarda come sempre. L'allenatore gli ha dato per farmi fare la figuraccia, è solo per quello, mica perché li fai i gol. Ideale per festeggiare una vittoria netta. Ma fai misto, mister? Te parmi sempre male di me, ma io l'ho fatto, hai visto, mister? E ha infilato, è un gol bello. Uno. Precisione, è andato deciso e non c'è stato nulla da fare per il portiere. Anche perché Cutro si sbaglia anche questo. L'allenatore, cioè, può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi. Ti mandava a giocare ping pong. Stanno dominando il match. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Okay, ragazzi, sto girone via è andato di lusso. Metri a disposizione. Si fa altro che fa gol, le fa chiunque, anche Cutrone. E possono ripartire. Non è finita. Poi vabbè, ragazzi, se Cutrone migliora, così, arriva il fischio dell'arbitro. Io mi mangio anche tutto. Se migliora prima di venderlo. Non facile. Giocavano contro una squadra a casa. Livello non era affatto semplice spuntarla. Va bene ragazzi, direi è il momento di concludere qui. Ci vediamo la prossima volta, facciamo le semifinali e se vinciamo la finale. Ora io non so questa qui che squadra è, quindi non ho assolutamente idea se è forte, se è debole, però finora ci è andato di stralusso.
Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ci sentiamo la prossima volta, come sempre iscrivetevi al canale, ci vediamo, salutate, ciao!